Oh, siamo qua. Siamo tornati e andiamo in Madagascar. C'è una mia amica e quindi partiamo. Dopo 5 mesi avevo mal d'Africa, ho detto l'unica medicina era partire. E tu? Anch'io è 20 anni che desidero, no, di più, una 30 d'anni che cerco di andarci e non ci sono riuscita ancora andare, ma è l'occasione buona. E quindi partiamo, siamo a Bologna, tra poco il treno parte. Vi racconteremo. Ciao. Ciao. Siamo a Firenze, mascherina, oramai ho fatto tampone, ho fatto di tutto. Ho preso i fermenti lattici, c'è una flora qua che altro che flora, c'è una giungla. C'è Tarzan con Jane e Cheetah. Siamo a Fiumicino! Stiamo salendo sull'aereo, si vola! Stiamo atterrando di Zabile, anzi siamo già atterrati. Dunque, siamo arrivati all'aeroporto di Addis Abeba, siamo scesi e poi dopo ci siamo incamminati per prendere la coincidenza verso Nosibè. Prima di arrivare qui ovviamente ci fanno fare tutto un percorso e poi dopo c'è un controllo, un ulteriore controllo del bagaglio, metal detector, ti fanno tirare via le scarpe, controllato tutto, si arriva dove siamo adesso. In attesa di partire alle 10:20 circa per Nosibè. Conferma? Confermo, confermo. Abbiamo la nostra assistente che ci dà una mano. Pronti per salire? E questo è l'ultimo volo, dopo si terra. Danilo, Sara, arrivo! Due e mezza arrivati, siamo a Nosibè, come vedete, un viaggio abbastanza lungo ma merita, merita, guardate, sono tornato a casa diciamo. Io sono carica. Io carico, siamo venuti a prenderci. Cassaforte, comodini con luci, luci per il bagno, bagno, per i possibili immaginabili, chi vuole fare la doccia e il lavandino, tutte le comodità in questo piccolo posto. Thank you.
siamo svegliati e ho scoperto di essere con una fogna. Sono io. Stiamo mangiando di tutto. Abbiamo mangiato delle leccornie, questi cornetti, questo è un pezzo di pane, poi dei cornetti strepitosi, tutti fatti qui, caffè fortissimo ma naturale, tutto fatto. Pane fatto in casa alla curcuma, eccezionale. E c'è il mare con le onde che si infrangono sulla sabbia, un leggero venticello, qui c'è Gnocca che è il nostro cagnolino. Che controlla come va la situazione. E questa è la mattina qui a Cogne Sauvage. Uno spettacolo. Siamo pronti a partire? Qui sono col mio amico? Sì. La guida più famosa, Aris. Indiana Jones. Mi dicevi l'altra volta, non l'ho spiegato, ma tu canti Eros. Eros la maggiore. Terra promessa, e ho detto tutto. Sì. Questa è la pianta del pepe. Poi ci sono i frutti. Poi dopo, ma con la maturazione diventano neri. Butto un caffè. Questa è la pianta del caffè. Questo è il caffè. Bananine quando sì. Nascono? Sì, sì. Quindi cos'è? Lui le lascia lì, si allunga e va giù. Banana automatica arriva così. Ciao boa! Non sono una gran bellezza, però c'è la cascata. Stiamo mangiando sotto la nostra capanna pesce tarzar, che non è tarzan, tipo barracuda, buono, della famiglia dei barracuda, riso, del sughetto di pesce, verdure, poi abbiamo in fondo il mare, c'è la bassa marea adesso, stamattina invece era bello alto, e altri ospiti. I nostri amici che abbiamo. Ormai questo paradiso lo saluteremo e ne andremo a trovare un altro. La mia capanna, io ve lo consiglio, venite qua, prenotate, metterò tutti i link sotto. È un bellissimo posto dove la pace e tranquillità è da padrona. È la Cristina che viene trainata. Hai capito? Ti fai rimorchiare tanto per, Gettonatevi la base UFO, la base UFO vi attende! Giro in pinoga gratis!
arrivati a Sambatra, siamo arrivati col tramonto. Siamo arrivati a Nosy Be e chi non poteva mancare? Si è portato la pioggia. Ha portato la pioggia come Fantozzi. Vabbè, dopo c'è anche Danilo, poi ci facciamo vedere, facciamo la chiacchierata anche con Danilo. Andiamo con Made in Travel in un'isola che non ho mai visto. Capitano, avanti tutta! Attenzione, soldi! Piovono soldi, la balena, buon auspicio, è di buon auspicio. È vero, dai. No? Il soldo con la balena è di buon auspicio. Anche se piove, con Made in Travel c'è sempre il sole! Noi qua, ma chi ci ammassa? La lingua ancora piccolina, lingue piccoline, quindi è... La sua prima impressione.
ti più ti più. Ho toccato di nuovo terra. Siamo sempre a Nosy Ranja. Sempre bella. Sempre fantastica. Io penso di tornare a maggio. Buongiorno, buongiorno, eccoci Danilo, sono tornato con Danilo. E non è la mia fidanzata. Dove andiamo oggi? Dove andiamo? Oggi risaliamo il fiume e andiamo in Madagascar, la terra madre, giusto? La grande terra. La grande terra. Siamo io e Elisabetta, la proprietaria, una delle due proprietarie del Sambatra, giusto? E stiamo andando a Evil con una fantastica macchina. Il logo di Prince l'avevo visto prima, io Purple Rain è una delle canzoni più belle che conosco. Stiamo facendo una visita esclusiva per i clienti elite del Sambatra a spesa con Elisabetta. Non è per tutti ed è un pacchetto speciale, special guest. Stiamo andando a Evil. Bambini che escono da scuola. Il mercato è la piazzola di Bologna, insomma. Qui c'è il gommista. Un cimitero multiculturale. Tutte le regioni qui sono ben accette. Stiamo entrando nel corso principale. Stiamo arrivando al municipio e poi avremo tutte le banche, la parte finanziaria. Totalmente aspetto. Ciao Elisabetta! Ciao!
stiamo continuando il nostro giro su un fantastico tuk-tuk giallo-rosso. Preferivo rosso-blu, ma va bene lo stesso. Stiamo rientrando a casa e siamo al villaggio di Dar Salam. Andiamo a recuperare un po' di roba.